Siamo in quel di Monteroduni, siamo un'altra volta per il carnevale, una settimana di ritardo perché purtroppo la settimana scorsa non è che pioveva, ma di più, c'era diluvio da tutte le parti. E siamo qui con il carissimo amico Paolo Zampogna, che si è messo in testa di recuperare un antico carnevale, un'antica ballata, un'antica sinfonia di una tradizione che nasce nell'inaugurazione del San Carlo di Napoli, quando fu... Dici brevemente, poi parliamo di questa giornata. La storia è che questo ballo nasce nel carnevale borbonico. E quindi come è arrivato a Monteroduni? È arrivato attraverso dei personaggi che frequentavano Napoli. Ha cominciato dal principe Pignatelli. Esattamente, poi per il lavoro, ma anche perché molto lui è stato un paese di artigiani, pertanto si rifornivano tutti a Napoli. Il carnevale borbonico lo conosciamo, no? Era pieno di colori, pieno di danze, pieno di storia. Pieno di vita. È pieno di vita, esattamente. Allora, personaggi di Monteroduni vollero riproporre questa danza che poi videro a San Carlo. Danza e musica. Danza e musica. Perché la musica è musica colta, aristocratica. Tornati dall'esibizione a San Carlo furono attratti da questa danza, con il finale della danza dei bastoni, che in Molise la danza dei bastoni rappresenta una danza propiziatoria, quindi oltre al tema del corteggiamento c'è anche questo tipo, come tutti i carnevali che sono propiziatorio alla primavera e al buon raccolto della primavera. Che sappiamo, il carnevale apre, sì, chiude un periodo, uno spartiacque, e ne apre un altro. Questa è un po' tutta la storia. Il bello di questa storia è questa musica, non la sentirete da nessuna parte, la sentirete solo a Monteroduni, perché è unica. E a San Carlo. e quindi brevemente vi ho spiegato questa storia. Stiamo cercando di recuperare e di investire sui... Ricordiamo la grandissima storia di Monteroduni, non soltanto sede del Castello Pignatelli, ma ha dato anche i natali a quel famosissimo musicista jazz Eddie Lang, se non erro. Poi una grandissima tradizione delle bande musicali che sembra essere stata fatta per volontà dei Borboni, e soprattutto è stato anche la dogana che divideva la terra di lavoro dalle terre molisane. Qui c'era la cosa di dogana. Allora, l'anno scorso ci avete deliziato con la bellissima giornata, erano tutti adulti, ma quest'anno qualcosa di straordinario, perché la vera emergenza climatica dell'Italia e dell'Europa è l'inverno demografico. Ma qui invece a Monteroduni non soltanto ci sono tanti bambini, me li avete coinvolti in questa meravigliosa è stato un duro lavoro perché per mettere su questa danza con i bambini abbiamo lavorato più di un mese, tutti i giorni. Un mese soltanto? Più di un mese, sì. Ma sono stati... Scusami, ti interrompo. Più di un mese, sì. Musica, quindi sono stati coinvolti più di 50 persone, tra musica e bambini, più di 50 persone, per investire sul futuro, perché per cambiare bisogna investire... nei bambini, come, sono loro il futuro. Ho visto che hanno risposto alla grande, si divertono, si impegnano, ho visto pochissime sbavature. Desiderosi di portare avanti questa tradizione, per fortuna. E questi costumi sono stati fatti apposta per loro? Esattamente, ognuno si è costruito il suo. Ah, ognuno a casa propria. E non è poco. Straordinario, un coinvolgimento delle famiglie, quindi di tutto. E 50 persone, forse è inutile poter fare un elenco di ricordarle, se non dimentichi qualcuno e si offende qualcuno. Vorrei ringraziare chi ci è stato vicino in questa manifestazione, l'associazione APS di Giacomo, il maestro Nicola Samale, tutta la musica, Annibale Colaneri, la maestra Rosaria Massaro, tutti i miei amici che mi hanno accompagnato in questo viaggio, ringrazio sicuramente Gabriele Guglielmo, che mi ha aiutato molto, ha seguito i bambini e tutti. E scusami Paolo, curiosità, i bambini hanno risposto da subito per entusiasmo, con impegno, cioè hanno percepito l'importanza
delle loro radici di essere fatte nel mondo tu. Esattamente. Sì. Disciplinati, nemmeno a scuola così disciplinati. C'è stata qualche difficoltà come in tutte le cose. All'inizio, volte, ma... vabbè, ma un mese è pochissimo, avete fatto cose incredibili in un mese. Sì. E quindi, sono molto orgoglioso di questo. Quindi voi siete il classico esempio che la storia non è un porto, ma è un faro. Esatto. E guardando con attenzione il faro e farsi guidare da questo faro si guarda al futuro in maniera eccezionale. Quindi l'emergenza climatica che è l'inverno demografico a Mondurduni non esiste, perché ci sono bambini e ci sono bambini che hanno voglia di guardare al futuro stando ben radicati nelle radici della loro terra, della loro casa e della loro famiglia. Assolutamente sì. Aggiungere qualcos'altro? Io voglio aggiungere che non dobbiamo portare avanti queste tradizioni, dobbiamo portare avanti queste tradizioni perché rispecchiano la nostra storia, la storia... E la vostra identità. La nostra identità. La nostra identità non deve andare persa assolutamente. Grazie a tutti questi bambini, tutte le famiglie che hanno collaborato. L'Ottonde Mondurduni è sempre stato fondamentale nel reame, nel regno, con la sua posizione, quindi molto aristocratica in queste cose. Paolo, io ti ringrazio. Grazie, e... a, te. Grazie a voi. E in niente, speriamo di vedere sempre più bambini, più che altro che possono nascere tanti bambini anche a Mondurduni. Il lavoro lo state facendo bene. Grazie di cuore e a seguire il video. Fatto in maniera molto artigianale, documentale, con il mio semplice telefono. Grazie a Claudio Saltarelli, grazie. E vedrete adesso questo piccolo documentario sulla mattinata di Mondurduni. Grazie Paolo. Come facevano prima? Prima solo gli uomini. Che si vestivano la femmina e male. Si vestivano la femmina. E male. Che non era ammessa la femmina, non era permessa perché era il cuore. Ma quanti anni fa? Voglio lì. È prima della guerra o dopo la guerra? Dopo la guerra. Quindi per un po' di tempo si è fatta solo con i maschi che si vestivano. Metà maschi e metà si vestivano la femmina. E metà si vestivano la femmina. E facevano carnevale tutto il mondo. Grazie. E che altro ti ricordi? Che altro ti ricordi? Se mi ricordo tutti quelli. Tornate a capire, io so, la casa mia sta qua da me. Ma che ti ricordi di carnevale? Non ti ricordi più niente? E di carnevale? Ti ricordi che erano tutti maschi. Tutto maschio. Ho capito, ci stavano i maschi che stavano la femmina e chi si stava da maschio. Sì. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.